Hello guys, bentornati qui nel mio canale, io come sempre sono il vostro Olimpico 900. Prima di cominciare con il video bomba di oggi, ragazzi, come sempre spazio e saluti. Oggi è il turno di Lastrus Game, Matt02, Andrea Nesa, Armando Turturici, Cledicola, Alessandro Sposito, Andrea Lombardi, Mariolino84, Tiop64 e Chocopops. Grazie mille per aver scelto di essere salutati dal sottoscritto e se anche tu vuoi essere salutato scrivi qui sotto l'hashtag salutami e verrai salutato nei prossimi episodi, ma solamente se però vicino ci metti un commento inerente al video, ragazzi, perché lo scorso video 65 commenti, 70 commenti, tipo 60 erano soltanto hashtag salutami. Io sono felice, ragazzi, però se non cerchiamo di costruire argomentazioni valide diventa un po' più complicato. Quindi da oggi in poi ti racconto solamente del commento inerente al video e l'hashtag finale con scritto salutami. Prima di cominciare appunto proprio con il video vero e proprio, una piccola comunicazione, anzi una piccola sfida. Se questo video raggiungerà i 100 like entro stasera alle 20, alle 21 saremo in diretta. Esatto, ragazzi, quindi se questo video raggiungerà i 100 like entro le 20, alle 21 faremo una live insieme a Elisa probabilmente e vi porterò un nuovo gioco fantastico, ovvero Captain Tsubasa Dream Team, uscito ieri per Android. Per chi non sapesse che cos'è Captain Tsubasa Dream Teams, ragazzi, non è altro che Ollie e Benji ed è tipo un gioco wow, mi ci sto chiudendo da ieri pomeriggio quando è uscito in pratica. Quindi se volete essere mia compagnia questa sera, 100 like entro le 20 e staremo in live tutti quanti insieme. Ma ora eccoci arrivati al video che sono sicuro, ragazzi, che tutti quanti voi volevate, anzi che tutti quanti noi volevamo. Si sta avvicinando lo scontro di ritorno fra Goku e Jiren, o il rematch, insomma chiamatelo un po' come volete voi. Dalle ultime informazioni che sono emerse dal web questa settimana, infatti, si dovrebbe avere una data più o meno ben precisa, anzi più che una data, diciamo il numero dell'episodio in cui dovrebbe accadere. L'episodio incriminato, ragazzi, infatti dovrebbe essere il 122, incriminato si fa per dire, insomma, ovviamente. Considerando che mancano tipo 13 minuti alla fine del torneo e che siamo arrivati all'episodio 118 e quindi stiamo in attesa del 119, fra tipo 3 settimane, ragazzi, dovremo ritornare a vedere lo scontro che tutti quanti noi stiamo aspettando di più all'interno del torneo del potere. Intanto, ragazzi, io non riesco a fare un video senza cani dietro, anzi mi giro così, dovreste vedere. Guardate che roba, sono sempre con me, fantastico, ragazzi, le mascotte ufficiali del canale in pratica. Ma ora, stronzate a parte, ragazzi, è arrivato il momento di discutere il perché, secondo me o secondo la maggior parte del web, il 122esimo episodio di Dragon Ball Super dovrebbe portare appunto allo scontro di nuovo fra Goku e Jiren. Per fare questo però, ragazzi, vi vado a leggere testualmente un articolo, anzi la parte finale di un articolo che girava appunto su Facebook, su una pagina abbastanza attendibile. Sembrerebbe infatti che per l'episodio 122, ragazzi, sia stato ingaggiato di nuovo Takahashi come animatore. E voi vi starete chiedendo, sì, ma chi è Takahashi? Takahashi è niente poco di meno colui che ha animato gli episodi 113, 114 e alcune parti dello scontro fra Goku e Jiren. E vi vado a leggere appunto testualmente la parte finale appunto dell'articolo che già vi avevo detto. Sulla base del successo di tale animatore e del momento in cui ci troviamo, mancano 13 minuti al termine del torneo e la saga dovrebbe concludersi all'incirca nell'episodio 133. Anche qui apro e chiudo parentesi, ragazzi, l'articolo parla chiaramente che la saga si interromperà all'episodio 133 e non Dragon Ball Super. È molto probabile che Takahashi sia stato ingaggiato nell'episodio 122 proprio perché accadrà qualcosa di molto importante. Magari il rematch tra Goku vs Jiren. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo. Ora, qui è vero che lo mette in fase molto molto ipotetica, però è anche altrettanto vero, ragazzi, che ormai ci siamo, insomma, all'episodio 122 mancherebbero 11 episodi alla fine del torneo del potere e prima o poi questo scontro dovranno farcelo vedere di nuovo. E siccome sarà uno scontro veramente molto molto intenso, molto molto combattuto, credo che si prolungherà per almeno un 5-6 se non addirittura 7-8 episodi. Tutto questo però anche, ragazzi, se è vero che è molto molto affascinante, mi lascia molta 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 tristezza, perché significherebbe che in appena 3 episodi dovrebbero focalizzarsi su altri personaggi all'interno della saga e onestamente a questo punto non credo che lo faranno mai. Se togliamo che mancano 3 episodi al 122 e che poi comunque lo scontro Goku Jiren durerà per altri episodi, quindi si arriverà intorno al 130, resterebbero 3 episodi prima di far terminare la saga e a questo punto non credo che avremo la caratterizzazione di alcuni personaggi dell'universo 7, tipo una nuova trasformazione per Gohan, un fantomatico Vegeta Ultra Instinct o comunque un nuovo power up per il principe e soprattutto Freezer a questo punto si ridurrà a semplice comparsata. Questo non so che dirvi, però se stravolgiamo tutte quante le cose che abbiamo detto fino adesso e apriamo un nuovo scenario, Takahashi potrebbe essere stato ingaggiato per animare a questo punto un qualsiasi tipo di scena, non necessariamente per forza Goku contro Jiren. Potrebbero usarlo per adattare l'Ultra Instinct a Vegeta,
ad esempio, potrebbero utilizzarlo per uno scontro fantastico con Freezer. Insomma, potrebbero fare un po' quello che vogliono. Tornando però al discorso di Goku vs Jiren, dobbiamo cominciare a ipotizzare più o meno come potrebbe evolvere questo scontro. Goku arriverà che sicuramente saprà padroneggiare molto molto meglio l'Ultra Istinto. Dall'altra parte però Jiren, ragazzi, sappiamo perfettamente di che cosa è in grado. Se nella prima parte, quello che abbiamo visto nell'episodio 109-110, se non ricordo male, e già lì eravamo rimasti tipo estasiati da quel brevissimo scontro che hanno avuto, figuriamoci quello che può succedere all'interno di uno scontro che può durare addirittura 6-7 se non 8 episodi. Raga, io non so voi, ma ho tipo la pelle d'oca, cioè nel senso sono tipo troppo contentissimo. Comunque non ci resta che aspettare i prossimi giorni per vedere se effettivamente nell'episodio 122 accadrà qualcosa del genere o se magari Takashi sia stato ingaggiato per appunto animare qualche altro tipo di scontro fantastico. Io come sempre sono curioso di sapere i vostri commenti, i vostri giudizi, insomma quello che vi passa per la testa, quindi scrivete tutti quanti qui sotto quello appunto che volete dirmi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Hello guys.